Partiamo da conosci te stesso, frase dell'oracolo di Delfi, quindi siamo alla filosofia greca, prima di psicanalisi, psicologia e qualsiasi cosa. Perché conosci te stesso è così importante? Perché sostanzialmente, io l'ho capito l'altro giorno, l'altra sera, sapete chi me l'ha fatto capire come non l'avevo mai visto? Uno dei miei maestri preferiti, mia figlia, Martina. Cioè, a 4 anni ti insegnano delle cose che tu non puoi immaginare. Eravamo in macchina e Martina a un certo punto mi ha detto: papà, perché la luna ci segue? Perché la luna ci segue? E io ho visto che ovviamente facendo curve, cambiando direzione con la macchina, lei guardava e vedeva che la luna ci veniva dietro. Ho provato a spiegarglielo, ho detto: no papà, è la macchina che cammina, cioè la luna sta ferma, però la macchina, papà, la luna ci segue, ok? Lo capirà più in là, ora non può avere i concetti di fisica che ho io nella testa. Però là ho capito questo, conosci te stesso. Perché se Martina non conosce il funzionamento del sistema come noi pretendiamo di conoscerlo, io so che sono io con la macchina che mi muovo, non è la luna che mi segue. Per Martina, e qui vi voglio attenti attenti, per Martina è la luna che ci segue. Che c'entra tutto questo? Finché non conosce il sistema, lei pensa che è la luna che ci segue. Finché io non conosco me stesso, penso che i problemi, le difficoltà vengono dall'esterno. Ok? Perché mia moglie non mi capisce? Perché i miei allievi arrivano sempre in ritardo? Ma perché la vita è ingiusta? Perché mio marito non è quello che vorrei? Perché non ho gli amici giusti? Perché non ho fatto in passato quello che avrei dovuto fare? Perché non sono la persona che dovrei essere? Tutti questi perché. Se non conosci te stesso, vivi in questo stato ipnotico in cui ti senti impotente. Perché se i tuoi problemi ti vengono scaricati dall'esterno e ti arrivano addosso, quindi come per Martina la luna ci segue, mica può fermare la luna Martina. Io lo so che posso fermare la macchina, Martina non sa che può fermare la luna, cioè non può, pensa di non poter fermare la luna. Allora, se conosco me stesso, inizio a capire che la vita che ho, il benessere o malessere che ho, è una mia responsabilità. Cioè, è determinato dall'abilità di risposta che ho alle situazioni. Perché le difficoltà nella vita ci sono, le persone che abbiamo di fronte non sono come noi vorremmo, però vi do una triste notizia, nemmeno noi siamo come gli altri ci vorrebbero. Perché? Perché ognuno proietta sull'esterno i suoi desideri, sperando che arrivi il principe azzurro o la principessina che lo salvi, che sia amico, coppia, famiglia. Quando invece inizio a conoscere me stesso, inizio a vedere che le mie reazioni sono determinate dal mio pensiero-linguaggio, cioè che noi non siamo esseri predeterminati. Abbiamo creduto per secoli che i geni ci predeterminassero, abbiamo creduto alla genetica come ce l'hanno venduta. Cioè tu hai dei geni, si attivano e quindi se hai avuto, se i tuoi genitori avevano delle caratteristiche, te le ritrovi. Beh, ora l'epigenetica ha dimostrato che la mente è più forte dei geni. Cioè i geni si attivano o non si attivano in base al nostro pensiero-linguaggio. Due persone che hanno, parlo di gene, hanno una predisposizione genetica, hanno il gene del diabete, in uno si attiva, in un altro non si attiva. Perché? Mente. Ok? Se quella persona ha delle convinzioni sulla malattia di un certo tipo, riesce a inibire il gene in questione.
Quindi, prima cosa, se conosco me stesso, smetto di vedermi impotente. Se, finché vedo questo, mi vedo impotente e mi sento imprigionato. Imprigionato, come si dice in latino? Captivus. Ok, quindi divento cattivo, che vuol dire che se io devo pensare a me, al mio malessere, sono sempre concentrato di più su di me, perché poverino sono impotente, sto male, non so nemmeno che fare, ce l'hanno tutti con me, all'esterno la vita ce l'ha con me, Dio non mi ha dato quello che è giusto che mi dia, in uno stato di impotenza mi vivo separato dagli altri, ok? La separatività porta all'ostilità. È sprofondo in una vita di malessere. Da che cosa è caratterizzato tutto questo? Problemi che arrivano dall'esterno, io che sono prigioniero, quindi mi vedo separato, penso solo a me, divento come una marionetta rotta con gli occhi rivolti verso l'interno, così nella vita con gli occhi girati verso l'interno, ok? Guardo solo a me, questo è l'ego. Io non posso, io non sono abbastanza, eccetera. Tutto questo che cosa genera? Paura. E la paura a sua volta genera pensieri di questo tipo. Quindi, finché io non esco da questo stato, avrò pensieri di questo tipo che producono paura dentro di me. Pensiero produce emozione, ok? Ma la paura mi porterà a essere sempre più sospettoso e più separato dagli altri e rafforzerà questi pensieri. Se non spezziamo questo cerchio, il nostro malessere è là. Potete comprare una villa, 3 macchine, 2 barche, uno yacht, 3 elicotteri, ok? Potete arrivare ad avere lo shuttle personale, sarete infelici. Perché lo dico io, no, non ho la verità. Perché la storia lo dimostra da millenni. Sono triste, prigioniero, impotente, separato dagli altri, ostile. Che faccio per darmi benessere e felicità? Cerco all'esterno, non ho all'interno. E cerco all'esterno. Voi dite, ma non cerchiamo sempre beni materiali? Per carità, chi se lo può permettere di solito lo fa. Siccome ora sempre meno persone se lo possono permettere, non cambia la cosa. Perché sapete che cerchiamo? Approvazione, stima, essere visti, ma non visti come persone, perché là c'è la felicità. Quando trovi chi ti vede, ti abbraccia, ti sorride, fa sentire che ci sei. Quello ti può dare una buona carica, non ti dà comunque la felicità, non è l'altro che ti dà la felicità, però ti fa sentire unito, quindi non più prigioniero, non più separato. E se ti senti unito a qualcuno, comunità, il tuo benessere aumenta. Ma noi non cerchiamo questo, noi cerchiamo di stare su un palco, di essere visti in questo senso, di essere personaggi. Da che cosa ci è indotta la paura? Noi ragioniamo secondo il nostro pensiero-linguaggio. E il nostro pensiero-linguaggio come è arrivato a essere separativo, ostile? Fino a 150 anni fa, più o meno, quello che noi chiamiamo mercato era dato da una serie di persone fisiche, che poi lavoravano insieme in gruppi, che scambiavano beni e servizi, secondo una legge della domanda e dell'offerta. Ok, io ho 10 limoni, quindi li vendo a un prezzo. Se invece ho 100 limoni, ho più offerta, abbasso il prezzo, tu puoi comprare meglio, poi li rivendi. Semplice, come lo conosciamo il mercato. Più o meno 150 anni fa iniziano a vedersi, ma erano sullo sfondo, non esistevano quasi, ed erano, ora non voglio entrare nel dettaglio, erano delle estensioni dello Stato, cioè lo Stato appaltava dei gruppi che iniziavano a chiamarsi corporation dei lavori,
E lì nascono le corporation, cioè le società per azioni. Piano piano però queste società per azioni ma cercano sempre più di slegarsi dalla legge, di non essere soggette a niente. Le corporation si sganciano da tutto, cercano potere, libertà di movimento. E quindi che succede? Per farla brevissima, che da enti marginali oggi ce le ritroviamo all'apice del mondo. La finanza, quindi il mondo delle corporation, oggi comanda l'economia, che comanda la politica. Quella che, perché tutti abbiamo la sensazione, vi do una felice notizia questa volta, non triste, non è una sensazione vostra, è vero, la politica non esiste più. Politica, quindi gestione della cosa pubblica, della polis, non esiste più. Le marionette che vedete là sono persone mosse da interessi finanziari. Quello che voglio dire è che cosa è successo? Le corporation diventano attori fondamentali della nostra vita, della vita di tutti. E qui sembra quasi che è il disastro, perché una corporation che cos'è? Come un essere umano, solo che è gigantesco, è un dinosauro se ci pensate. Una corporation è proprio un dinosauro. E questo dinosauro di che cosa si nutre e di che cosa ha bisogno per vivere? Di una sola cosa. Profitto. Deve garantire profitto. Quindi non può pensare all'essere umano. Un dinosauro deve mangiare e se trova esseri umani li divora. Okay? Non è giusto o sbagliato. Funzioniamo così. Noi abbiamo bisogno di aria. Se qualcuno dicesse vabbè ma non mi consumare l'aria, mi dispiace, io ne ho bisogno per vivere, quindi devo farlo. E qui sembrava il peggio. La disumanizzazione sembrava arrivata al culmine quando le multinazionali iniziano ad agire come persone. Sono vere e proprie persone, persone giuridiche, però hanno tutti i diritti per vivere nella società, con un'unica variabile, che sono disumane. Disumane vuol dire che non hanno nulla di umano, agiscono in termini razionali rispetto allo scopo, direbbe Max Weber, e il loro unico scopo è la sopravvivenza. Per sopravvivere devono fare profitti. Se muoiono 500 bambini non è valutabile, è un rischio collaterale, un danno collaterale. Ok? E qui sembrava l'apice, quindi noi contro le multinazionali, un po' come i film che ci fanno vedere, le macchine che prendono il sopravvento e l'uomo che combatte contro la macchina. Non era ancora niente. Noi abbiamo introiettato questo modello. Perché? Perché dagli inizi del Novecento, mentre Freud si concentrava sul potere del linguaggio e capiva che con la talking therapy, cioè parlando con le persone, puoi arrivare a fargli cambiare il modo di vedere, puoi portargli alla luce qualcosa che non vede, a crescere la consapevolezza, puoi insegnargli a gestire i conflitti interni. Mentre Freud faceva tutto questo, o meglio un po' dopo, qualcun altro ha detto, tra l'altro il nipote di Freud, ha detto fighissimo il linguaggio può modificare la percezione, può modificare addirittura l'inconscio. Perché non lo sfruttiamo per qualcosa di molto bello? Cioè fare profitto. E quindi il potere del linguaggio ha preso due strade. E il potere è sempre lo stesso, eh? Ci fa cambiare dentro. Però ha preso due strade diverse. Chi cerca di utilizzare il linguaggio per modificare il benessere delle persone, ok? E chi lo utilizza, a volte in modo molto più abile, per indurre i desideri. Ultimo collegamento, e credo che il cerchio si chiuda proprio. Come Freud ha avuto l'intuizione sul linguaggio? Lui, come anche Jung, ha studiato ipnosi ed era molto bravo con l'ipnosi. Vide fare un esperimento al suo maestro, da cui nacque tutto il suo impianto teorico sull'inconscio. Praticamente si dava a una persona in trance un ordine post-ipnotico, cioè quando uscirai dalla trance e quando inizieranno le danze, ok, tu andrai davanti alla porta e aprirai un ombrello, ma non saprai perché lo fai,
Tutti vedevano questo esperimento, poi partiva la musica, questa persona andava, prendeva l'ombrello e lo apriva nella sala così e ci si metteva sotto. Fin qui nulla di strano. Sapete qual è la cosa bella? È che quando gli chiedevano scusa ma perché hai aperto l'ombrello, immediatamente, quindi senza riflettere, lui diceva no perché volevo vedere se era il mio, un altro diceva no perché volevo vedere se funziona. Non vi dice niente questo? Da lì Freud ha avuto l'illuminazione, l'insight, si è illuminato di immenso e ha detto, allora, vediamo se ho capito bene, le azioni che facciamo spesso hanno una spinta di cui non siamo assolutamente consapevoli, però razionalmente troviamo immediatamente una scusa, la scusa logica, quella che vi fa pensare che siete gli unici, fra i miliardi di persone, ognuno di voi pensa io sono l'unico, che non è affatto sensibile alla pubblicità. Noi razionalmente diciamo che facciamo le cose perché ci piace e che non facciamo altre cose perché non ci va. Dietro c'è la paura. Come chi si occupa di marketing, quindi psicologia e conoscenza dell'uomo applicata ai consumi, e di solito sono i migliori, gente che sa farlo, lavora per un solo motivo e ricercatelo dovunque. Vi invito proprio a fare una ricerca su internet, perdeteci mezz'ora, vedete il copywriting su che cosa è basato? Sulla paura, perché finché tu hai paura, compri, ma compri razionalmente non perché hai paura, perché ti va. Quando impariamo a conoscere noi stessi, possiamo spezzare questi meccanismi e cambiare modo di pensare, di parlare, di vivere e di gestire le nostre emozioni.